Impazzisco, io impazzisco. Sarebbe bellissimo, sarebbe fighissimo. Grazie, Lady Anna. Forse Ah, ora le persone non ecco. fuggiranno vedendomi. Siete identico a Elwin quando aveva la vostra I età. vestiti classici che abbiamo visto negli altri trailer. Perché hai alcuni vecchi vestiti di mio padre? Oh, meglio non chiedere. Oh, prima che Elwin divenisse arciduca, le nostre famiglie si vedevano spesso. Lui e Rodney erano come fratelli. Questi abiti sono rimasti in un armadio per anni, a prendere polvere insieme a tutto il resto. Beh, te ne sono molto grato. E scusami se ti privo di questi ricordi. Non preoccupatevi, vostro padre avrebbe voluto così. Niente, fregno in tutte le salse, Clive, c'è poco da fare. Stanno bene? Grazie, Lady Anna. Sì, grazie. Sei gentilissima. No, io ringrazio voi. Anche se è stato solo per un momento, vedervi mi ha riportato a tempi più felici. Buona fortuna, mio signore, mia signora. Anche a te, Lady Anna. Abbiamo nuovi Segui la accessori. Ecco, strada che va a nord. Dovremmo vedi, me li arrivare ha a Porto cambiati. L'arma Felice. è diversa già. Andiamo. Invictus. Aspetta, questo lo voglio vedere però. Invictus, una delle sette spade che si dice siano state forgiate nelle fiamme del monte Drustanus. Invictus è stata tramandata di generazione in generazione per essere usata dalla famiglia dell'arciduca e dei suoi scudi più leali. L'arciduca Elwin ha offerto Invictus a Rodney Murdoch quando questi è stato promosso al Lord Comandante dell'esercito del Ducato. Croce di Metia, a volte Metia viene anche chiamata lo scudiero, poiché la leggenda vuole che questa luminosa stella rossa sia l'attendente della luna, votata a portare il suo equipaggiamento ed aiutarla a indossare l'armatura in caso di battaglia. Questa cintura faceva parte di un set appartenuto all'arciduca Elwin e veniva tenuta a Pozza Orientale per quando lui e la sua famiglia vi avrebbero trascorso l'estate. Legami di Metia. Da tempo immemore è tradizione rosariana che l'arciduca conferisca un dono ai discendenti di lignaggio ducale quando questi raggiungono la maggiore età. Questi bracciali tinti con il rosso della stella Metia sono stati scelti da Elwin per suo figlio e fanno parte di un set custodito a Pozza Orientale per quando Lord Elwin e la sua famiglia vi avrebbero trascorso l'estate. Che figata! Quindi abbiamo un set tutto nuovo adesso. Madonna, fregnaccio incredibile, Clive. Senza se e senza ma, proprio. Pessimo raccolto anche quest'anno, dannata piaga. Allora, qui non c'è nulla da prendere, forziere. Ecco, vedi? Noi qua. Noi qua siamo giocatori di vecchia data, quindi l'esplorazione è tutto. Una volta che siamo liberi di esplorare. Bisogna prendere anche tutto quello che è rimasto Passa a Marta, nascosto. avanza qualche cesta. A Marta non avanza niente. Chissà ora la faccia di Sid quando mi rivedrà magari con questi due Vero, vestiti. sei vestito proprio bene per essere un portatore. Sembri un vero principino, sai? Beh, principe no, però duca sì. Un duchino, un piccolo duchino. Un piccolo duchino, sì, potrei effettivamente esserlo. Questa è Lady Anna. Però noi dobbiamo controllare se qua ci sono altre cose da prendere. Madonna mia, olio cuore. Ha fatto letteralmente il salto della staccionata di olio cuore. Eh sì! Wow! Olio cuore! Palesemente olio cuore. Incredibile. Che citazione fantastica.
Ecco, qui c'è un altro forziere. Credo che questo raccolto basterà per l'inverno. Forse no. Ma non abbiamo. Dove sei diretto? O il tuo padrone non te l'ha detto? A ogni modo, immagino che la tua destinazione non sia il nostro umile villaggio. Ha comunque il suo fascino. Guarda quella torre. Vestigia dei decaduti. Sarà lì da un migliaio di anni. E in tutto questo tempo non ci è mai entrato nessuno. Intrigante, eh? Amico mio. Ben trovato, amico. Lama di Gaia, no, questa io già ce l'ho, quindi non mi interessa. Anche se mi dice posseduto 0, mi dice posseduto 0 perché io in realtà ho la versione più 1. Io ho la versione potenziata in realtà. Minchia, qua c'è un'altra. Madonna, qua devo comprare poi tutte le musiche appena potrò farmare soldi. Allora, questa può essere venduto. Oh, direi che va bene. Mischino, questo dovrebbe valere qualche gil. Cioè, questi praticamente sono qui all'estrema della povertà e io gli sto vendendo le robe per avere soldi. A presto. Cioè, questi sono tipo poveri come la fame e mi pagano oggetti che io sto vendendo a loro anziché comprare. Per girare l'economia. Allora, qui non c'è niente, vero? No. Ah, accarezziamo Torgal, che da un po' che non lo accarezziamo. Approfittiamone finché possiamo. Perché da poi sapete benissimo come andrà a finire. Ma voi... gli abiti di Elwyn. Per le fiamme. Siete il suo primogenito. Clive Rosfield. Vi sbagliate. Oh, non credo proprio, mio signore. Siete la copia esatta di vostro padre. Riuscirei a riconoscervi anche se non indossaste i suoi vestiti. Sono gli stessi abiti che Anna stava conservando per voi, se non sbaglio. Aveva giurato che non se ne sarebbe separata per nessun motivo. A meno che non fossero tornati i figli di Elwyn. E ora quel giorno è giunto. E potrete finalmente riprendervi i vostri portatori. I miei. I suoi? Quelli della casata? Perdonatemi, sindaco. Non venivo qui da quando ero bambino. Non vi ho riconosciuto. Oh, al contrario, mi sorprenderebbe se riconosceste qualcosa. È cambiato tanto da quando Rosaria è passata all'impero. Soprattutto per i portatori che erano al servizio delle famiglie nobili. Quando i Sangue Ferreo saccheggiarono Rosalith anni fa, molti hanno perso i propri padroni e si sono rifugiati qui. E ci sono rimasti. Esatto. L'idea era di rimandarli a casa una volta riconquistata la capitale, ma a quel punto sono arrivati gli imperiali. Rosaria è divenuta una provincia di Sambrec. Il ducato è stato sciolto e quindi loro non avevano più una casa nella quale tornare. Invece, ai tempi di vostro padre, i portatori che perdevano il padrone erano protetti dal ducato. Li consegnavamo agli sceriffi, i quali li assegnavano a una nuova posizione. Quando abbiamo visto come l'impero tratta i suoi marchiati, abbiamo capito che forse non era il caso. Perciò da allora sono rimasti qui. Giustamente. Adesso volete darli a me? Sono vostri di diritto, Lord Rosfield. Eredità del vostro defunto padre. Vivranno meglio servendo voi piuttosto che nascondendosi qui. In effetti, molti di loro servivano la vostra casata e tuttora considerano i Rosfield come padroni. Io non sono un padrone. Non più.
non sarebbero al sicuro con me. Certo, vi comprendo. Dovete perdonarmi, sono le... Beh, potrebbe portarli al rifugio, però. Era una cosa che sognavo da tempo. Tuttavia, ho comunque un favore da chiedervi. Una piccola indulgenza. Sei in mio potere. Uno dei portatori è un uomo anziano che dimostra ancora assoluta lealtà nei confronti dell'arciduca Elwin. Non chiedo di prenderlo al vostro servizio. Vorrei soltanto che lo incontraste. Che gli mostraste che il figlio di Elwin è ancora vivo e che per di più anch'egli è un brav'uomo, come lo era il suo defunto padre. Ne sarò onorato. Grazie, mio signore. Di solito siede vicino al pozzo, guardando le persone che vanno e vengono. Se voi poteste incontrarlo, ve ne sarei davvero grato. Vediamo chi è questo ora. Perché per mettermelo come una missione principale... Brav'uomo come lo era mio padre. Non sei così diverso da lui, sai? Soprattutto vestito così. Forza, andiamo da quel portatore. Non credo che questa la cosa. Non è qui. Non posso non incontrarlo. Ho già deluso il sindaco prima. Sarebbe crudele farlo ancora. Giusto, chiediamo in giro. Qualcuno l'avrà pur visto. Ma bene, un paio di facce nuove. Che cosa vi porta a Pozzo Orientale? Stiamo cercando un vecchio portatore. Non è che per caso l'hai visto? Ah, intendi l'anziano che aspetta sempre vicino al pozzo? Sì, proprio lui. Che cosa volete da lui, se posso chiedervelo? Venite anche voi dalla capitale? Oh, sì, in realtà. Che bello incontrare altri rosalitiani! Sono cresciuta nella via del mercato. Sarei rimasta se l'arciduca Elwin non fosse morto nell'incendio. Le cose sono cambiate con la duchessa al potere. I pestaggi, gli sgomberi. Ah, quindi lei è rimasta duchessa. Quindi è lei che governa Rosalith. È sua madre che governa. Racconto cose che sapete. Scusatemi. Cioè, si è sposata con l'imperatore, però è rimasta lei a comandare. Non è andato lontano. Viene qui tutti i giorni. Come se stesse ad aspettare qualcosa. Chiederemo in giro, allora. Grazie. Quindi se noi andiamo a Rosalia, incontreremo nostra madre di nuovo. Buongiorno, mia signora. Cosa posso fare per voi? Sto cercando un portatore, un anziano che lavorava per i Rosfield. L'avete visto? Ah, quel vecchio pazzo. No, oggi non l'ho visto. Strano. Solitamente a quest'ora è lì al pozzo a preparare banchetti immaginari. A preparare banchetti immaginari? Oh, in passato lavorava nelle cucine di Castel Rosalith. Crede di essere ancora lì. Spesso si vede quel povero pazzo che chiacchiera con l'arciduca. Vive ancora in un sogno. Ma meglio che essere qui, immagino. Non credo che la vice regina... Oddio, vuoi vedere che è quel portatore che abbiamo incontrato all'inizio del gioco, che aveva le casse di frutta? Sarà qui da qualche parte. Dubito che possa allontanarsi troppo. Grazie, lo cercheremo. Che è quello che abbiamo incontrato all'inizio del gioco? Non credo. Ehi, aspettate, il giovane Patrick... Lo stalliere dei Chocobo potrebbe sapere dov'è. Ha preso il vecchio sotto la sua ala. Perché sì, sono passati 13 anni effettivamente, ma invecchiato così tanto. A parlare con lui. Patrick, lo stalliere dei Chocobo. Non mi sembrava così vecchio. È vero che in confronto a noi era più grande. Per averti costretta a fare questo. È inevitabile se vogliamo mantenere le apparenze. Forza, andiamo alle stalle. Però è l'unico che mi viene in mente. Quello che abbiamo incontrato inizio gioco. Che portava le mele, tipo.
Perché quello era un portatore, anche lui. Dove diavolo si è cacciato? Perdonami, c'è qualche problema? È il portatore di cui mi prendo cura. Appena gli tolgo gli occhi di dosso, sparisce nel nulla. Non è al solito pozzo, né da nessun'altra parte del villaggio. Tu devi essere Patrick. Esatto, ma... E questo portatore che stai cercando è un anziano che lavorava nelle cucine di Castella Rosalith, giusto? Nelle cucine? Proprio lui. E tu come fai a saperlo? Non ti ho mai vista qui a Pozzo Orientale, eppure sembri conoscere il villaggio meglio di me. Mi sta dicendo la verità? Eh? Perché? Beh, se state agendo per conto del sindaco, dovete aiutarmi a trovarlo. Ultimamente sta perdendo quel poco di senno che gli resta. Dice che gli sceriffi stanno venendo a prenderlo e che deve tornare al castello. Dovevo tenerlo d'occhio e lontano dai guai, ma ora è sparito e non è che possa farci molto. Vediamo dove si è azzeccato. D'accordo. Tu continua a cercarlo qui. Noi controlliamo fuori. Grazie. Infatti. Vi sono debitore. Sarà in mezzo a qualche mostro. Spero non si sia cacciato nei guai. Adesso pensiamo solo a trovarlo. Nessuna traccia. Si è allontanato ancora di più. Eh sì, mi sa che vedi è qua forse. Eh sì, noi qua già c'eravamo stati. Eccolo. Vedo qualcuno. Forse è lui. Sbrighiamoci. Vogliamo vedere che è veramente lui. Compagnia. Non raggiungeranno il vecchio. Moriranno. Certo. Ma da quanti bei danni fa quest'arma? Chissà se vedremo poi le cifre 9999. 99.999. Stai bene, amico mio? Forza, torniamo a casa. Vostra grazia, siete venuto a prendermi. Vi ho aspettato così tanto tempo, ma finalmente siete qui. Io non sono chi credi. Clive. Ah, sì. Scusami per la lunga attesa. Non c'è alcun problema. Ho pregato il fondatore per il vostro arrivo e ora finalmente mi ha risposto. Torneremo subito al castello, dunque. C'è ancora un posticino per me nelle cucine. No, amico mio. Non possiamo tornare al castello, non ancora. Mi trovo in un'importante spedizione. Potrebbe richiedere del tempo. Mi aspetti a Pozzo Orientale. Finché non ritorno, poi verrò a prenderti. Promesso. Certo, vostra grazia. Per voi, aspetterei senza problemi fino al giorno della mia morte. Poverino.
Molte grazie a entrambi. Siete stati molto gentili. Il ricordo del servizio presso l'arciduca è una luce nella sua oscurità. E ora quella luce brilla ancora più intensamente. È solo un'illusione, naturalmente. Ma in questo caso è meglio della verità. Decisamente meglio. La piaga è quasi alle porte. I raccolti stanno morendo e la gente continua ad andarsene. Se Lady Anna non stesse vendendo metà dei suoi beni per aiutare quei pochi di noi che sono rimasti, saremmo già morti di fame da tempo. Abbiamo tutta l'intenzione di tenere i portatori al sicuro, ma a meno che non accada un miracolo, molto presto non ci resterà nemmeno una misera crosta di pane per nutrirli. La situazione è così grave. Addirittura peggiore. Ho persino pregato la guarnigione imperiale di accoglierli. Ma quando hanno saputo da dove venivano quei poveracci, stavano quasi per sputarci in faccia. I cani del duca li hanno chiamati, dei nemici dell'impero. Conosco uno di nome Sid, che darebbe volentieri una casa a tutti i portatori. Ci penso io. Quando tornerò da Porta Fenice, gli parlerò. Vi ringrazio, mio signore. Passerete da Pozzo Orientale sulla via del ritorno? Sarei lieto di parlare nuovamente con voi, se ne avrete il tempo. Riguardo al futuro del villaggio e a come fare per sdebitarci con Lady Anna, dopo tutto quello che ha fatto per noi. Sì, certo. Tornerò presto. Arrivederci, mio signore, mia signora. Vi auguro un piacevole viaggio. Ok. Quindi, madonna, quindi sono curioso ora di vedere se io arrivando a Rosalith praticamente rincontro sua madre. Madonna, ma che faccia farà sua mamma appena lo vede? Vabbè, sì, è vero che per ora dobbiamo andare a Porta Fenice, quindi non esattamente a Rosalith. Ma dopo Porta Fenice probabilmente andremo lì. No, ho sbagliato. Probabilmente andremo lì. Almeno credo. Ma vedi, è un nome adeguato. Bosco Oscuro. Non pensavo fossero così vicine. I raccolti scarseggiano. La piaga prosciuga l'etere dal suolo. Se finisse, i campi non avrebbero via di scampo. Niente piante, niente animali, niente vita. E niente mostri. È una magra consolazione. Ah, niente mostri? Ma no. Ma eppure effettivamente è piccola questa porzione di mappa, quindi forse sì. Non ci sono veramente mostri. Anche se in realtà nella palude noi avevamo beccato un bel molboro. Oddio, è qua? È un'altra reliquia dei decaduti. C'è il cristallo però. Queste mi sa che si apriranno poi più tardi. Avremo, sono tipo le stanze, quelle di Odino in God of War praticamente. Qui non potremo usare la magia. Addirittura. Preoccupazione. Come se l'assenza dell'etere non fosse già abbastanza. Prosciuga tutta la forza vitale e ti resteranno solo problemi. Ah, quindi qua è tutto più difficile. Non riesco nemmeno a immaginare il panorama che c'era prima della piaga. Io lo ricordo. Era splendido. Bisognerà capire anche a cosa è dovuta la piaga. Perché nessuno ha parlato, cioè noi sappiamo soltanto che esiste sta piaga e basta. Però la piaga, da dove è nata? Chi ha portato sta piaga? Eccola lì, Porta Fenice, dove tutto è andato storto. Forza, Clive. Ci servono risposte. È ora di scoprire la verità. Esatto. E poi dopodiché stacchiamo per oggi.
Ma prima dobbiamo sapere che cosa è successo. Allora, missioni secondarie in realtà non ce ne sono, ma credo che le missioni secondarie si sbloccheranno poi dopo. Qui abbiamo degli aggiornamenti. Allora, in realtà qua gli aggiornamenti li potremmo fare al vecchio della lore. Per cui io direi di andare a consegnare queste informazioni che sicuramente schifo non fa. Anche perché poi io sono curiosissimo, forse domani se riesco voglio provare la modalità arcade. Sei qui per una storia? Che dovrei aumentare di livello, penso. No, minchia. Quale argomento trattiamo oggi? È di Hannah Murdock. Accoglie volentieri Clive e Jill nella sua casa. Vabbè, sì, questo ovviamente. Argomenti rilevanti. Le librerie sono sempre aperte per te. Ok, possiamo andare però. Però vedi, siamo vicini. Qua c'è il Ducato di Rosalith e qua c'è il cristallo. Siamo vicini a casa, molto vicini. Chissà se incontriamo Joshua, perché lui stava andando verso Rosalith. Chissà se è passato da qui. È come se il tempo si fosse fermato. Immagino che nessuno avesse motivo di tornare qui. No. È come l'ho lasciato. Diamo un'occhiata in giro. Erano le impronte di Thorgal da piccolo? Sembravano impronte di cane. Ricordi sepolti. Sembravano tipo le orme di Thorgal però da cucciolo. Sarà stata opera mia. È possibile. Madonna mia. Eh sì, qua è quando c'è stata l'esplosione. L'esplosione contro la Fenice. Madonna mia, che casino. Sì, quella è sicuramente roba tua. Vedi Thorgal. Che c'è Thorgal? Clive. Eccolo, vedi? Minchia, è tornato veramente. È tornato veramente lì. Solo lui può dirmi che è successo. Devo sapere. Oddio, non ci credo che parla con Joshua e si rincontrano. Qua non c'è nulla, vero? No. Mamma mia. La rivelazione. Dov'è andato? Sembra sparito.
Merda! È come se fosse un'anguilla. Ma questo che posto è? Una sorta di santuario? L'Apocrideo? Tu non sei mai stata qui. Questa è la sala della porta. La porta? È una reliquia dei decaduti. Ah, ok, solo no. Solo il dominante della Fenice la apre. Da cui il nome del castello. Qui è dove Joshua avrebbe dovuto... La porta dell'Apocrideo, quindi. E quindi lui è entrato. Avrebbe dovuto varcare questa porta e ascoltare le parole degli antenati. Ah, quindi dove c'è quel cristallo io devo utilizzare il potere... Saresti andato con lui? No. Ah, l'Apocrideo. Io è suolo sacro. L'Apocrideo. Solo il dominante. L'ho chiamato l'Apocrideo, buono. Io e gli altri scudi saremmo rimasti qui a pregare per il successo di mio fratello. Dove diavolo è andato? Forse è andato dentro. Impossibile. Serve il potere della Fenice. Appunto. Tu ce l'hai il potere della Fenice, però. Sei stato benedetto dalla Fenice. Grazie, Joshua. Sicuro di voler entrare? Sicurissimo. E Jill? Ah, pure lei entra? Siccome le ho detto che poteva entrare soltanto il portatore della Fenice. Che bella, stava figata. Colori bellissimi. Un altro cancello. Vediamo se si apre. Vedi ora io posso iniziare ad aprire i cancelli. Quindi anche quello di prima. È che forse perché c'è la piaga non lo posso aprire. Perché lì dice che non si può usare la magia. Che siano davvero rovine dei decaduti. Non le definirei rovine. Oddio, boss fight contro mio fratello Joshua. Come appena costruite. Madonna, guarda che costruzione che c'è qua. Cioè, guarda, sembra una sorta di cattedrale. Vuoi vedere che qua devo combattere contro Joshua? Visto una cosa simile. E c'è nuovamente lo scontro Ifrit contro Fenice. Cazzo. Che facciamo? Il solito. Ce ne sono altri, però. Altri problemi? Oddio, ma sembrano tipo... Ma che figata! Sembrano tipo delle cose tecnologiche super incredibili.
funzionare ancora. Come tutto il resto. Mi ricordano tantissimo un altro gioco. Prima dell'estinzione. Sembra questa cosa sembra anche molto Horizon, no? Dove c'era tipo tutta la tecnologia primitiva e poi unita a tutte le tecnologie più pazzesche che si trovavano della civiltà perduta, che poi erano ovviamente il genere umano. Oddio, fa anche molto Hogwarts in realtà sta cosa, questa ambientazione. Molto Hogwarts Legacy. Hai perso. Oddio, cos'è quello, cosa dorato? Quattro pezzi, un forziere. Io qua ho la forte impressione che ci scontriamo con Joshua. O ci scontriamo con Joshua, oppure Joshua ci dice, non lo so, ci fa un'altra rivelazione che ci stacca la testa dal collo. Minchia. E no che non ha senso, perché è come se fossero tipo delle prove. Paura del vento, lacerazione. Ah, quindi questo mi aumenta... sinceramente... aumenta il di 15% i danni di lacerazione. Credo che... sì. Sì, credo proprio che mi convenga prendere questo. Perché lacerazione fa pochi danni come HP e tanti danni da lacerazione. Però se gli aumento i danni in generale è ancora meglio. I Pyros? Non lo so, ma non sembrano amichevoli. Sta giù! Eh sì, effettivamente qua però il fatto che io possa fare danni fuoco ai Pyros, sì, avrei messo una riduzione del danno effettivamente.
che Joshua ha affrontato queste prove? No. Per quanto ne so io, Joshua non era mai riuscito ad entrare nell'apotiterio. Oddio, qua cos'è tutta sta roba? Un altro ascensore. Ci risiamo. Dove finiremo stavolta? In mezzo a marchingegni che sono stati creati per ucciderci, presumo. E probabilmente questi... il capocciato sarà passato di qui. Se non proseguiamo, non potremo mai saperlo. Forza, cerchiamo ancora. E probabilmente queste macchine, o comunque questi guardiani, si stanno risvegliando perché io non sono effettivamente il dominante della Fenice. Quindi mi stanno facendo una sorta di scudo, no? Stavolta no. Aia. Ok, sono morti tutti. Qua si sta facendo interessantissimo. No, oddio, stavo affogando con la saliva. Sta facendo interessantissimo qui la storia, Bastardo. È finito. Non pensavo colpisse così velocemente. Volontà del vento al rocco della torre, attenzione. Aumento di 10% i danni volontà di arrocco della torre. No, va bene. Danni volontà. O lacerazione, che comunque va bene. Però per darmi questo accessorio vuol dire che qui la volontà sarà fondamentale. Forse c'è qualche boss fight sicuro. Però bisogna capire contro chi è sta boss fight. Eccoci. Huh?
Ecco, nessuna possibilità di fuga. Non mi piace. Oddio, che è sta roba? Oddio, che Tiamat? Tipo una sorta di... Il golem di ferro, tipo. E noi non piacciamo a lui. Gigante di ferro. Stavolta no. La Madonna. Minchia, faccio la schivata un attimo prima e perdo l'attimo per schivare. Continua l'attacco. Sta accumulando energia. Non per molto. Seguitemi. Ah, guarda, devo fargli. Ecco, è a terra. È la nostra occasione. Mi ha preso lo stesso. Ferro dei decaduti. È troppo semplice, però mi sembra. C'è qualcosa. Che sono queste creature? Perché continuano ad attaccarci? Perché voi non siete portatori della Fenice, per questo vi attaccano. Probabilmente si chiedono la stessa cosa. Siamo noi gli intrusi qui. Esattamente. Tengono la loro casa. Lì c'è un forziere. Jill, guarda. Oddio. Quella sembra essere... Sembra quasi una specie di... Murale. Qualunque cosa sia, diamo un'occhiata. Favore del vento, acrobazia crudele. Aumenta del 10% i danni di acrobazia crudele. Ma acrobazia crudele non la uso per ora, quindi sti cazzi. Il plot twist probabilmente lo stiamo per vedere. Ancora non ce ne sono stati, ma mi sa che è qua il plot twist. Siamo molto vicini.
Ah, vedi, lì si può entrare. Ah, vabbè, si può entrare da entrambi i lati. Ok. La strada è uguale. E dice sia a destra che a sinistra. E poi qui c'è la strada centrale. Ah, però dal centro non possiamo andare, giustamente. Ok, allora sì, dobbiamo fare il giro. Oddio. Bene, dunque. Altro nemico. Il Lich? What? Mia! Fiamma a me! Guarda che counter che è diventato, mostruoso! Madonna che combo! Questo luogo ha più segreti del previsto. Si sono aperte due porte però. Allora, prima prendiamo qua. E poi prendiamo là. Ma mi sa che devo entrare in tutte e due le porte per poi creare il passaggio in quella centrale. Ho sta impressione. Classico schema due vie. Vedi? Qua devo attivare giustamente. Attenzione. Hai perso. Il Wrath. Sta giù. Esatto. E ora si attiva. E vedi? Ha attivato qualcosa. E diamo l'energia al centro. E ora facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Per dare l'energia al centro e creare il ponte che mi farà andare dall'altro lato. Schema abbastanza classico questo. Però. È da sempre così, eh. Tutti i doppiatori fanno i versi gutturali. Ma non li ho completamente disintegrati. Cioè, difficoltà comunque bassissima del gioco di per sé. Ma io credo che sia fatto apposta perché... La prima run è molto lineare, cioè ti fanno vedere la storia, ti danno quella difficoltà giusto per, no? Per farti abituare al gioco.
Secondo me la vera sfida sarà poi la difficoltà Final Fantasy. Quella sarà, secondo me, interessante. Questo è, diciamo, è l'allenamento, ecco, mettiamolo così. Oh, ah no, minchia, mi sembrava il tizio incappucciato là dietro. Invece era Jill, porca troia. Madonna, pensavo gli era spuntato alle spalle tipo Ceppino. Che gli faceva ciao Clive, tipo così. Ecco, vedi? E ora si attiva il ponte al centro. Abbastanza classic questa come cosa. Ecco, e ora possiamo entrare là dentro. Non è un vicolo cieco. Eh no. Parrebbe di no. Dai, voglio che mi esplode la testa stasera prima di andare a letto. Così non dormo tutta la notte pensando a quello che c'è dopo. Voglio Joshua e Clive che si rincontrano, Joshua che gli dice la profezia, Clive che non capisce un cazzo. E via verso nuove avventure. Eccolo, vedi? C'è una sorta di profezia, la finisce. Minchia, non mi fa alzare la telecamera, vedi? Quella sembra... Oddio. Vedi? C'è praticamente la parte di sopra che sembra quasi un'unione in realtà. Quelle sembrano le corna di Ifrit in realtà. Cioè sembra, oddio, sembra forse più Garuda, ma perché Garuda? O è l'unione tra Ifrit e la Fenice? Devono unirsi? Sembra che tutto porti a questa stanza. E guarda che cosa c'è. E vedi, quello sembra Ifrit. Quello là sopra sembra Ifrit con le ali però... Ifrit con le ali di Garuda sembra quasi. Sembra Ifrit con le ali di Garuda. E però il problema è che sotto è tutto distrutto, vedi? Potrebbe veramente rappresentare il fatto che Clive, essendo Ifrit, in realtà è il cattivo della storia. Quanto credi che sia antico? Mille anni. Vedi, sembra Ifrit con le ali di Garuda, però. Non lo so. Non ho mai visto nulla di simile. A me sembra Sephiroth. Chi è quello nel mezzo? Una specie di dio. Sembra, vedi, le ali di Garuda, Ifrit. Minchia. Oddio. Si è bloccato il tempo. Madonna, la trama è comunque fighissima. Eccolo, Joshua. Dici tutto, ti prego. Tu sei tu. Il secondo dominante del fuoco. Chi sei? Te. Come te? What?